Gli incrementi dei costi di luce e gas stanno mettendo a dura prova cittadini e imprese. In attesa della formazione del nuovo governo, le associazioni di categoria lanciano un accorato appello al futuro esecutivo, chiedendo provvedimenti immediati e urgenti. Se da un lato i dati dell'export relativi al primo semestre del 2022 sono incoraggianti, con un più 34%, dall'altro infatti l'aumento dei costi energetici rischia di vanificare tutto. Non solo, parlano chiaro anche i dati di una recente indagine effettuata da CNA Toscana Centro, secondo la quale il caro energia mette a rischio il 40% delle imprese pratesi e circa 30.000 lavoratori. Se non si stabilizza attraverso un tetto, il rischio è che effettivamente in alcuni settori si riducono i turni di lavoro, se si comincia a ridurre i turni di lavoro vuol dire che qualcuno va a casa. Questo diciamo uno degli aspetti più preoccupanti, ma anche nel lungo termine siamo preoccupati perché non vediamo, come dire, in che maniera la questione si possa risolvere. Poi c'è una serie di proposte, tra l'altro, che riguardano insomma in che maniera si riesce nel tempo a dipendere meno dai mercati. Quindi tutto il tema delle rinnovabili, una questione così particolare, la si gioca ovviamente in Europa. Quello che noi pensiamo è che serva un recovery fund per il tema. Altrimenti non se ne esce. Grande preoccupazione è stata espressa da Confartigianato, che nell'immediato chiede al nuovo governo chiarezza sul futuro e di congelare le bollette. Chiediamo di poter bloccare, congelare quelle che sono le bollette che oggi stanno arrivando alle aziende e che di fatto le stanno mettendo in crisi. Congelarle in attesa di capire effettivamente se possono esserci dei ristori legati proprio a questo tipo di situazione, o dei provvedimenti che ne alleggeriscono l'impatto nel bilancio aziendale. Noi chiediamo chiarezza e possibilmente capire bene in quale contesto ci troveremo a operare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, perché se non sappiamo che cosa ci aspetta, difficilmente potremo prendere dei provvedimenti all'interno delle nostre aziende per poter affrontare la situazione senza essere costretti a chiudere, senza essere costretti a licenziare, senza essere costretti a mettere le persone in cassa integrazione. Sulla stessa lunghezza d'onda Confindustria Toscana Nord, che ribadisce anche la necessità di continuare a lavorare sui temi della transizione energetica, della sostenibilità e dell'economia circolare e della valorizzazione energetica degli scarti non più recuperabili. Abbiamo bisogno di interventi velocissimi per cercare di far abbassare il costo e cercare anche di stabilizzare il costo del gas e dell'energia. Chiediamo anche un intervento dal punto di vista finanziario, perché le aziende, oltre all'emergenza dovuta al costo dell'energia e del gas, si trovano in grandi problemi, enormi problemi finanziari, oltre per pagare le bollette, ma anche perché sono ricominciate le restituzioni dei mutui. Fortemente collegata a questi temi c'è il tema della formazione, che ora in questo momento sta passando un po' in secondo piano dietro all'emergenza, ma che per noi è un tema cruciale e fondamentale.